Siamo all'interno del Teatro Sette. Questo qua era il salone parrocchiale dove facevamo l'oratorio. Ci giocavamo a pallavolo, poi c'era il ping pong, facevamo le riunioni. E poi c'era un palco in fondo di cemento armato. E abbiamo deciso a un certo punto di ristrutturare insieme a Padre Giuliano, questo sacerdote illuminato che forse con l'ipnosi sono riuscito a coinvolgere. E ho detto, ma perché non ristrutturiamo un teatro? Io vado in giro per i teatri romani regalando soldi a destra e manca, dato che avevamo messo da parte un po' di soldi con gli spettacoli teatrali, abbiamo investito qua e abbiamo ristrutturato tutto e abbiamo chiamato Teatro Sette, questo splendido luogo che faceva capo alla parrocchia dei Sette Santi Fondatori. Creare un polo culturale in un quartiere come questo, il quartiere d'Italia, che è frequentato da molti studenti, perché siamo vicino all'università, e soprattutto anche da molti anziani, fa sì che si dia uno stimolo ai giovani ad aggregarsi. Noi facciamo laboratori teatrali per bambini, per ragazzi, per adulti, per anziani, per tutti, e poi facciamo uscire di casa tante persone che invece a casa resterebbero da sole. Creiamo coesione, creiamo cultura, polo d'aggregazione, diamo anche lavoro, sosteniamo un progetto di teatro Solidarietà, che è un progetto bellissimo che ci porta ai primi tempi, quando abbiamo iniziato a fare teatro per il sociale. Cerchiamo di essere utili agli altri con alcuni incassi, con serate specifiche, insomma è una cosa bellissima. Abbiamo costruito attraverso il teatro due scuole, un dormitorio, un villaggio in Mozambico. Noi siamo molto contenti di quello che facciamo. Uno dei personaggi più forti che io ho interpretato su questo palcoscenico a teatro è stato quello di Don Michele, un prete molto divertente che però attraverso una risata riusciva a portare avanti dei discorsi anche profondi. È stato un successo talmente forte che ormai sono 22 anni che interpreto questo personaggio e che ha spinto alcuni autori televisivi a dirmi: ma perché non facciamo una fiction su un prete? Io ho detto sì, la faccio volentieri, una fiction sul sacerdote, però basta che parliamo di sacerdoti, non deve essere un prete detective, deve essere un prete che fa il prete. TV2000 ha sposato questo progetto. Abbiamo creato la prima fiction di TV2000 che è andata molto bene la scorsa stagione, abbiamo già girato la seconda stagione che andrà in onda penso verso marzo e sono contentissimo, ha portato molta umanità, di quell'umanità che io ho conosciuto negli anni, perché di sacerdoti in gamba io ne ho conosciuti veramente tanti. Penso che senza fede la vita è molto meno facile, che non vuol dire che è una scorciatoia per arrivare alla soluzione di qualsiasi problema, ma che la fede ti permette di non sentirti mai solo, perché senti vicino un padre buono che ti dà la grinta, lo stimolo, la carezza, il conforto, la gioia, quel quid in più necessario per vivere in modo pieno questa vita che è bellissima.